Ed eccoci qua nel Gran Caffè Cambrinus per degustare stamattina il cocktail dei nostri barman, il cocktail, il bere miscelato, il bere per eccellenza degli intenditori, ma mi raccomando, sempre un bere moderato. Ed eccoci con il primo cocktail, penso sia un mojito, vero? Chi è che lo ha fatto? Sono Mariano e il mojito è un classico dei pestati. Mariano, com'è composto questo mojito? Abbiamo ingredienti: zucchero di canna, lime, in questo caso menta, ma ci vorrebbe la erba buena, un tipo di menta selvatica che cresce però sulla Cuba. E poi rum Bacardi. Zucchero di canna ben misurato, ben equilibrato il tutto, il dosaggio perfetto. Grazie. Certo, la menta non è più quella di una volta, ma non è colpa tua, è la natura che sta facendo il suo corso. Ottimo mojito, complimenti. Ed eccoci qua, sempre mi raccomando, non lasciatevi suggestionare da queste degustazioni, sono per il bere moderato, i grandi cocktail, il bere miscelato. Allora qua ci troviamo di fronte alla creazione di... Allora, io sono Francesco, ho preparato il Cuba Libre, che è un cocktail famoso. Gli ingredienti di questo tuo cocktail? Sì, composto da rum, succo di lime e Coca-Cola. Che rum hai usato? Havana 7. Bella armonia, rum. Io ce ne avrei messo un tantino in più di rum, ma va benissimo. Bravo. Ecco qua, questo è il classico Negroni. Negroni, ma neanche a dirlo, basta vedere il colore. Tu sei? Chiamo Amato. Amato, questo tuo Negroni. Beh, sappiamo tutti gli ingredienti, i componenti, però tu in particolar modo cosa utilizzate e in quale dosaggio? Ho preparato un cocktail totalmente italiano, il Negroni. Gin quale ho usato? Gin, abbiamo usato Tanqueray. Molto buono, perfetto, buon equilibrio, bravi tutti e tre. Tre cocktail per mantenersi in forma con lo spirito, con un pochettino di alcol giusto per quell'euforia, per rendere la vita migliore, ma non di più, ricordiamoci, bere moderato. Sulle parole del critico, che ha detto che è un dosaggio ottimo, molto equilibrato, credo che sia andato abbastanza bene. La sfida è stata molto equilibrata, non me l'aspettavo. Credevo che Mimmo avrebbe stravinto, invece è stata una bella sfida, positivo, perché ciò dimostra che a Cambrinus il livello dei barman è alto. Siamo nel vivo di queste sfide, la competizione è bella ma è anche sana, c'è molto rispetto tra noi e che vinca il migliore. E con quel suo modo di fare vinceremo. In base alle parole del critico penso che sia andato abbastanza bene il mio cocktail, anche perché era un cocktail semplice. Anche questa volta Peppe si è mantenuto neutrale, in quanto l'ha già detto più volte che non vuole influenzare il pubblico e possiamo soltanto cogliere le sfumature delle sue interpretazioni. Quindi credo che anche questa volta Francesco sia andato bene, perché non ho trovato particolari disservizi e quindi alla fine sono convinto che andrà bene.